Ciao ragazze! Allora, oggi haul e l'altro giorno sono andata un pochino in giro e ho comprato delle cosette, non moltissime, però qualcosina, e quindi adesso ve le faccio vedere. E intanto vi faccio vedere anche quelle cose che ho preso da Accessorize, che ve le ho fatte vedere nel video quello dei preferiti, però non mi ricordo se vi ho detto quanto l'ho pagate, forse sì. Comunque vabbè, sono solo due cose. Ho preso questi orecchini e l'ho pagati 7,90. Come potete vedere qui, e poi questa collana che non mi ricordo se ve l'avevo già detto, ma l'ho pagata tipo 13 euro, mi pare. È carina. Ok, poi visto che stiamo parlando di collane, da Stradivarius l'altro giorno ho preso questa. Guardate che carina, con gli occhiali con i fiorellini. E poi c'ha la catenina lunga, quindi viene tipo così, carina. Poi da Bershka ho preso questa maglietta che ho addosso oggi, e dietro è fatta così, c'ha il merlettino e poi sotto è tutta blu normale. E davanti è tutta a righe, qua ha un taschino piccolino. Ed è tutta così di pizzo, trasparente, però non si vede tanto quello che c'è sotto. E comunque è carina. E questa l'ho pagata, mi pare tipo 19 euro. Gli ho staccato il coso. Sì, 19,99. Guardate quanto era carino il cartellino. Ci sono queste casette del mare. E poi c'era questo dietro, attaccato così. Molto carino, penso che me lo conserverò. Poi, sempre da Bershka, l'avevo detto che era da Bershka, non mi ricordo, ho preso quest'altra maglietta che è più una canottiera, veramente. Una canottiera fatta così. Davanti c'ha il pizzo, come la stavo tenendo, tutta storta, ok? Davanti è fatta così, c'ha questo scollo a cuore e qui sopra c'è tutto il pizzo. E poi sotto è beige e c'ha il nodino sotto con tutti i bottoncini. Invece dietro ha sempre le spalle col pizzo, poi c'ha un buco, poi sotto è tutta intera. E questa ho preso la L perché le altre erano troppo corte e vedete che pure questa non è che sia tanto lunga, La volevo un pochino più lunga, non mi piacevano corte. Ma pure questa c'ha il coso così carino. E questa l'ho pagata 19,99. No, 14,99. Leggo una cosa e ne dico un'altra, vabbè. Quindi questa carina. Poi ho preso dei jeans di Guess che ho qui dietro e sono così normali. Dentro sono fatti così, hanno questo bordino carino a righe. E poi che c'hanno? Il bottone è fatto così, con un brillantino nero. Poi guardate che carino, qua sulla tasca c'hanno un brillantino solo qui sotto. Carino. Fatti così. E poi dietro sono fatti così, c'hanno la targhetta di metallo. C'hanno la targhetta di metallo e anche dentro, vedete? E poi anche nella tasca c'è una cosina di metallo con tutti i brillantini, molto carine. E mi sono piaciuti molto perché sono stretti stretti sotto e hanno la lampo. Quindi mi piacciono i jeans che sono così, così stretti. E questi li ho pagati alla cosina, è così di jeans, carina. Questi 119 costavano, però io l'ho pagati 59,50 perché l'ho preso in questo negozio per Pellizzari. Vedete, se siete di Roma e se andate a Roma Est, sicuramente lo conoscete. E molto spesso, anche in periodi non di saldo, ha delle cose in offerta. E quindi anche l'altro anno ho preso dei jeans di Guess però neri,
e sono buonissimi, quindi erano al 50% e ho preso anche questi, cioè non sono uguali, ma sono sempre di Guess. Poi, dopo l'Ember, ho preso questa camicetta che è bellissima, mi piace un sacco. Vediamo com'è. Posso togliere questo. È carinissima, guardate, allora è senza maniche. Poi qui al collettino è un po' sgualcito, però è fatto così. C'ha qui sopra un bottone tipo di madreperla bianco, non lo so, carino. E poi qui ci sono delle borchiette dorate. Poi c'è il taschino, anche di qua, ed è lunga, quindi già mi piace. Ma poi la cosa più bella è il dietro, guardate quanto è carina. C'è qui il colletto, poi dopo qua è tutta scollata, tutta aperta. Qui c'ha due bottoncini e poi sotto è di nuovo aperta. Quindi rimane un pochino così quando le indossate. Ed è molto molto carina, mi piace tantissimo. Ancora non l'ho messa. E di questo ho preso la M e l'ho pagata 19,99. Poi, sempre da Pull&Bear, ho preso questa giacca, molto carina anche questa, guardate. E fuori è di questo colore così tipo azzurrino, poi c'ha i bottoni con l'ancora, dentro è tipo color salmone pesca e anche qui c'ha i bottoncini, poi c'ha le taschine qui fatte così finte, però guardate che carine. E poi dentro è un po' arancionina pesca, non lo so, e un po' a righe tipo di camicia, quindi è molto carina. E dietro è semplice, fatta così. C'è la scritta Pull&Bear qua nel fianco, molto carina. E questa ho preso sempre la M e l'ho pagata 39,99, vedete? Poi, sempre da Pull&Bear, ho preso l'ultima cosa, questi pantaloncini corti corti per l'estate, ma sono carinissimi. Guardate. Praticamente quando voi li indossate esce la tasca fuori e guardate com'è fatta. C'ha i teschi, c'ha il pirata, c'ha l'isola, tutto tipo di pirati. E quindi queste sono le tasche di dietro, poi anche in quelle davanti sono fatte così. E quindi quando li indossate a me mi usciva tutta la taschina di fuori, vedete? E sono molto carini. E poi anche qua di lato c'è un teschietto tipo proprio dei pirati, carinissimi. E dietro sono fatti normalmente così, hanno la taschina, sono carini. E questi li ho pagati 19,99. Questi sono proprio carini, non vedo l'ora che arriva l'estate per poterli mettere. Poi hanno la doppia bottonatura, qui c'è la lampo, poi c'è un bottone e poi qua ce n'è un altro, quindi sono fatti così, molto carini. Ahia. Ok, e questo è tutto, queste erano le ultime cosine che ho acquistato. Poi volevo farvi vedere questo anellino che ho fatto io con il fimo, mi piace. Era da tanto che cercavo queste basi per anello e non le trovavo mai, poi l'altro giorno le ho trovate. E quindi ho preso il fimo e ho fatto questo uccellino molto carino con tutti i buchetti. Così, carino. E niente, quindi questi erano i miei acquistini, spero che vi siano piaciuti e ci vediamo presto. Ciao ragazze, un bacione.